Ciao a tutti ragazzi, finalmente benvenuti in questo nuovo video. A vostra grande richiesta arriva il video su WWS Finance, una piattaforma del quale mi avete chiesto in tantissimi, mi avete chiesto di fare un video per spiegare appunto come funzionava e che cosa ne pensavo. Bene ragazzi, prima di iniziare, una cosa per me molto molto importante, sapete che a voi non costa nulla, è lasciare like al video così da supportarvi con l'algoritmo, iscrivervi al canale se non l'avete fatto e poi vi ricordo ragazzi di entrare nei canali e gruppi Telegram che trovate in descrizione perché vi possono essere molto molto utili il gruppo per fare qualsiasi domanda e parlare e il canale. Prima di passare direttamente alla piattaforma e a farvi vedere come funziona, come collegarla e come sfruttarla, perché ha delle varie funzionalità a differenza magari di altri DEX, ovvero exchange decentralizzati, innanzitutto andiamo a vedere che cos'è, per chi non lo sapesse, è un DEX, appunto un exchange decentralizzato sulla Kronos Chain, quindi sulla blockchain Kronos, che è la blockchain famosa legata al mondo di crypto.com. Ma questo DEX, a differenza magari di altri exchange decentralizzati, ha anche altre funzioni oltre alle solite pool e farm nel quale appunto potete farmare vari token e quindi guadagnare degli interessi pagati in token WVS. Ha anche una sezione di launchpad nel quale vengono lanciati altri progetti sostanzialmente e quindi potete partecipare per comprare questi famosi token sostanzialmente un po' come se fossero in pre-sale. Per quanto riguarda la supply di Binance Finance, ragazzi, è una cosa che purtroppo a me non piace molto, nel senso che il numero di token a disposizione è davvero paradossalmente incredibile, davvero troppo troppo alto e tra l'altro la supply in circolazione è soltanto del 2%, davvero troppo 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 poco e oltretutto per chi segue ovviamente i miei video sa che a me non piacciono tendenzialmente le piattaforme un po' come anche PancakeSwap perché farmando questi token, ovviamente incentivando le persone con grandi interessi a farmare questo token, tende nel tempo il token a perdere moltissimo di valore. È un po' quello che sta succedendo anche ultimamente con WS Finance e ovviamente poi questi DEX integrano altre funzioni, un po' come quella dei launchpad, anche come ha fatto PancakeSwap, per dare, diciamo, una sorta di utilizzo ulteriore al token e incentivare le persone appunto non soltanto a venderli quando magari ne accumulano tanti per intascare i guadagni dagli interessi. Infatti, ragazzi, per quanto riguarda il prezzo, possiamo vedere della change di crypto.com che dal giorno del listing sostanzialmente, quindi chi ha acquistato al listing, attualmente si trova ad avere un token che ha perso circa quasi il 92% di valore, quindi una perdita bella grossa, ovviamente proprio perché c'era la FOMO inizialmente di questa piattaforma sulla Kronos Chain, che è appunto una blockchain molto interessante, un ecosistema molto interessante. WWS Finance è comunque una piattaforma interessante, ma proprio diciamo, per il fatto che questi token vengono farmati davvero in numero incredibile con interessi molto molto alti, ovviamente questo tende, come ho già detto prima, a far vendere questo token alle persone per intascare i guadagni. Ovviamente il token perde molto di valore perché poi nella liquidità vengono immessi molti WWS Finance sostanzialmente e almeno per adesso c'è poco incentivo ad acquistarli, ma molto incentivo a farmarle appunto e a rivenderli per intascare, quindi questo porta a perdere sempre più di valore e io penso che almeno nel primo massimo secondo anno di esistenza della piattaforma questo è una cosa che potrebbe ancora succedere, quindi ancora perdere di valore. Poi magari con nuove funzioni, magari con l'aumentare diciamo dei progetti sulla Kronos Chain e diciamo tutta questa serie di cose, magari molte persone saranno incentivate ad holdare, non vendere più questi token e magari questo prezzo potrebbe anche finalmente a un certo punto iniziare a salire. Adesso ragazzi passiamo a parlare della piattaforma e di come si utilizza. Innanzitutto la prima cosa che dovete avere è un wallet. Sia se utilizzate il PC che utilizzate il cellulare avete bisogno appunto di un wallet. Potete utilizzare MetaMask che è sia un'applicazione per cellulare e potete anche installarlo sul vostro browser come estensione, che è quello che utilizzo io. Oppure potete utilizzare il DeFi Wallet ovviamente di Crypto.com, il wallet decentralizzato che potete appunto scaricare l'applicazione. Oppure potete ovviamente utilizzare il desktop wallet se volete utilizzare appunto il PC, se non ne avete già uno. Comunque, innanzitutto avete bisogno di uno di questi wallet.
Una volta collegato il vostro wallet, io ho collegato il wallet MetaMask e ho selezionato la Kronos Chain, va configurata su MetaMask se ancora non ce l'avete configurata. È davvero facile, online potete trovare appunto i dati per configurare MetaMask Kronos Chain sostanzialmente. Vi uscirà una breve guida, è davvero facile. Una volta switchata sulla rete Kronos Chain, ovviamente che è la chain di VST Finance, ci troviamo sulla piattaforma e possiamo appunto utilizzarla. Il trade, ovvero lo scambio, è davvero facile, basta andare sulla voce swap, ragazzi, vi usciranno tutte le criptovalute. Vi ricordo che per fare qualsiasi azione su VST Finance avete bisogno, per pagare le fee di transazione, di detenere dei CRO, ovviamente, perché è la criptovaluta che viene utilizzata per pagare le fee di transazione, così come sulle altre chain, Ethereum su ERC20, eccetera, eccetera. Ovviamente, se non avete CRO, li potete depositare dal vostro exchange crypto.com, li prelevate e li depositate sul vostro wallet. Quindi andate sulla piattaforma, potete appunto selezionare le criptovalute che volete scambiare. Adesso sposto la webcam, altrimenti non vedete, e selezionare ovviamente quelle che vi interessano. E anche in questo caso, se ad esempio volete acquistare VS Finance con i vostri CRO, ad esempio, adesso invertiamo, ad esempio, se avessi 100 CRO li potrei scambiare per VS Finance. Adesso io non ho balance di CRO sul wallet, ma basterebbe cliccare qua, pagare le fee di transazione e quindi avreste fatto lo scambio dei vostri CRO e avreste acquistato in questo caso VS Finance. Questo è trade ed era molto facile, andiamo a vedere le altre funzioni. Allora ragazzi, la sezione che più vi interessa sicuramente è la sezione Earn, ovvero le cosiddette farms per farmare i famosi token VVS. Ovviamente una volta che avete scelto la coppia nel quale volete fornire liquidità per farmare il token VVS, vi farò vedere anche come si fornisce liquidità. Mettiamo ad esempio per ipotesi che avete scelto la coppia CRO-USDC, che in questo caso paga il 33% di interesse su base annuale. Esiste anche un calcolatore per fare appunto un calcolo, ad esempio con 1000 dollari in 5 anni guadagnereste 1997 dollari, quindi fareste il 200%. Ovviamente questo non è un calcolatore perché fa una simulazione, ma ovviamente gli interessi cambiano. Comunque facciamo per ipotesi di aver scelto la coppia CRO-USDC, quindi per metterli nella liquidità innanzitutto dovete detenere CRO e USDC. Ovviamente ragazzi, quando andate a fornire liquidità avete bisogno di inserire nella pool diciamo il 50% di CRO e il 50% di USDC, nel senso, se decidete di mettere in questa liquidità e avete 100 CRO soltanto da mettere in liquidità, avete bisogno di swappare 50 CRO per USDC, quindi dividere la pool con 50 CRO e il restante degli USDC, ovvero l'altra 50% della pool, perché va sempre compensata al 50%, quindi swappate i 100 CRO per 50 USDC e diciamo i due token che avete in questo caso, CRO-USDC, vanno messi nella sezione liquidity. Quindi andiamo nella sezione liquidity, aggiungi liquidità, selezioniamo in questo caso CRO ed USDC, poi dipende da quali token avete scelto, e mettiamo per ipotesi di aver deciso 50 CRO e gli altri ovviamente vi sarebbero stati swappati per 19 USDC. Avreste messo i vostri 50 CRO per i vostri 19 USDC, ovviamente adesso non lo fa fare. Dovreste cliccare sul tasto e aspetta e pagare le fee ovviamente in CRO, quindi ricordate che avete sempre bisogno di qualche CRO in più per pagare le commissioni di transazione. Una volta fatto questo, riceverete in automatico gli LP token, che non sono altro che dei token ovviamente che vanno messi poi nella farm. Quindi andreste poi nella sezione farm, cliccereste su CRO USDC e dovreste ovviamente innanzitutto cliccare sul tasto enable per pagare le fee di transazione per approvare la farm, e poi inserire all'interno della farm i vostri LP token e ripagare le fee, e adesso tutto, e alla fine sarebbe stato fatto tutto, ovviamente. Quindi una volta fatta questa operazione, la vostra liquidità inizierà a farmare, i vostri LP token inizieranno a farmare i VS Finance, che potranno essere diciamo presi sostanzialmente ogni giorno in questa sezione. Adesso a me compare ovviamente il tasto disabilitato, ma vi compariranno i VVS Finance guadagnati quindi sotto questo numero, e potrete cliccare sul tasto Harvest e potrete prendere i vostri CRO. Una volta ricevuti i vostri VVS, potete decidere o di andare nella sezione trade, quindi riscambiarli sostanzialmente, in questo caso ad esempio per CRO, quindi o USDC, quello che più vi pare. Quindi potreste scambiare i vostri VVS, se non volete holdarli, risposto questo. Potreste riscambiarli per USDC o CRO, quello che vi pare. Oppure un'altra cosa che potete fare, torno di qua,
con la webcam è andare nella sezione Mais e mettere in staging automatico i vostri VWS oppure utilizzare lo staging manuale. Nello staging automatico i vostri VWS panels verranno ovviamente rimessi in staging, anche quelli guadagnati, quindi diventerà uno staging automatico, ovviamente che in questo caso paga il 72% di interessi di compounding, quindi ovviamente è un interesse composto. Esiste anche qua un calcolatore, quindi i vostri VWS poi magari se avete $1000 di VWS potete vedere che in 5 anni diventeranno $14.557 se ovviamente l'API quindi dovesse rimanere questo, ma vi ripeto che è soggetto comunque a cambiare ovviamente. Oppure potete decidere di mettere nello staking manuale, che a differenza dell'auto staking non rimetterà in staking in automatico i vostri VWS guadagnati, ma potrete deciderli di prelevarli e magari scambiarli come vi ho detto prima. La differenza quindi tra questi due staking è soltanto questa sostanzialmente, e paga un interesse semplice, quindi non un composto perché non vengono rimessi in staking, del 55%. Oppure potete decidere in questo caso di guadagnare dei token single, che è stata la prima offerta del Launchpad sostanzialmente, che vedremo a breve come funziona, e mettendo in staking i vostri VWS potete guadagnare il token single con un APR che adesso è del 52%. Adesso passiamo all'IGO, ovvero Initial Gaming Offering, i famosi Launchpad di VWS Finance. Per quanto riguarda il Launchpad di VWS Finance, ragazzi, questo progetto qua è già finito. Ovviamente quando verrà lanciato un nuovo progetto potrebbe anche cambiare, anche se super giù funziona così la piattaforma. Ci sono due metodi per partecipare, Gem Fair e Gem Warehouse. In Gem Fair per partecipare avete bisogno di avere degli LP token, ovviamente della coppia VWS Finance e Crow, quindi avete bisogno di fornire liquidità a questa coppia, come vi ho spiegato prima. Il massimo che si poteva mettere era $200 di LP token, e per poter partecipare c'era bisogno ovviamente di avere 10 milioni di VWS Finance di token in staking sostanzialmente. Quindi per partecipare in Gem Fair c'era un massimo di entrata che è $200 di LP token e un requisito di 10 milioni di token VWS messi in staking, altrimenti non avreste potuto partecipare. Questa cosa tra l'altro, ragazzi, è spiegata che può cambiare di progetto in progetto, ma più o meno verrà comunque spiegata sulla piattaforma. Bisognerà rispettare i requisiti che troverete in base al Launchpad. Mentre per quanto riguarda Gem Warehouse, ovviamente i requisiti da rispettare sono sempre gli stessi, ovvero 10 milioni di VWS in staking e gli LP token della coppia VWS Crow. In questo caso qua c'è un massimo di $200, che è il massimo che potrete appunto ricevere, quindi alla fine se sarete nella whitelist sostanzialmente e abilitati all'acquisto, acquisterete con i vostri LP token il token ovviamente del Launchpad, quindi non riceverete null'altro indietro. Se ci sarà qualcosa diciamo in più dei token, ovviamente li riceverete indietro. Mentre per quanto riguarda Gem Warehouse, ragazzi, non c'è un limite, nel senso che più grande sarà la vostra allocation, più token avrete messo sostanzialmente, più grande sarà diciamo l'ammontare di token che potrete acquistare. Il prezzo sarà fissato, ovviamente in questo caso era $0.05, e per anche gli altri Launchpad sarà la stessa identica cosa. Ovviamente vi invito, ragazzi, se avete altre domande, qualcosa che non avete capito, volete approfondimenti, fatemelo sapere nei commenti, sapete che apprezzo molto i vostri feedback. Ultima cosa, ragazzi, molto molto importante: se volete un exchange italiano 100% affidabile e un'applicazione facilissima da utilizzare, tra l'altro trovate anche il video in descrizione nel quale vi spiego come funziona Yango Platform, vi regala tra l'altro 10 euro se utilizzate il link che trovate sotto al video, e ovviamente, ragazzi, avete la possibilità di guadagnare questi 10 euro se vi registrate, fate la verifica e depositate 50 euro. Per i nuovi utenti è davvero facile da utilizzare, per i più esperti esiste Yango Platform Pro, che spiego sempre nel video, che dà la possibilità anche di fare trading e avere più accessi diciamo a varie funzioni. Bene ragazzi, vi invito a commentare il video, apprezzo molto i vostri feedback, lasciate like al video per supportarmi, iscrivetevi al canale, entrate nei canali e gruppi Telegram, mi raccomando.